Claudia. Ciao Elena. Bentornata a CineCult. Grazie, grazie per avermi chiamata. Allora, stai lavorando sempre ai tuoi film, come make-up artist, quindi insomma sta andando tutto a gonfie vele. Ora sei qui per parlare di un film. Da quello che ho capito conoscendoti, a te piacciono commedie, comiche. Niente. Cosa rivedresti? Allora, mia moglie è una strega. Film italiano, italianissimo. Un film italiano. Innanzitutto, io sin da bambina adoravo Pozzetto, quindi mi faceva ridere con le sue mimiche facciali, con insomma i suoi modi di dire e quant'altro. E poi questo film è molto carino, molto leggero, ma dà anche un insegnamento. Sì, allora ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Quindi mia moglie è una strega. Praticamente lei, la storia di una Ragazza ambientata nel 600, in cui le donne, diciamo così, avevano delle idee un po' particolari, venivano additate come streghe e quindi messe al rogo. Finicella, e praticamente viene messa al rogo e ha questo viso in mente di questo cardinale, quindi che l'aveva mandata a morte. Che l'aveva mandata a morte, quindi lei era proprio lì che, nonostante fosse la preferita del diavolo in questo caso, è stata lo stesso mandata al rogo. Se qualcuno ti dissotterrerà, potrai tornare a vivere. Quindi lei, dopo 300 anni, una ruspa per caso rompe questa urna e lei viene fuori, ovviamente con i suoi stracci, e comincia a girare per la città un po'... Con un solo pensiero. Cioè dice, voglio ritrovare quella gran facciona che mi ha mandato al rogo, che così gliela faccio pagare. Quando incontra praticamente uno che è identico al cardinale. Che il nostro povero Pozzetto. E quindi comincia a prenderlo a calci, lo comincia a... Gli rovina la vita. Gli dice, ma che... Lui dice, ma cosa vuoi da me? Non ti ho fatto niente. Insomma, lo comincia a perseguitare. In realtà poi, dopo, lei se ne innamora anche. Sempre con la complicità del diavolo, che è Helmut Berger, per l'occasione hanno... Castellano e Pippolo hanno scritturato questo bellissimo Helmut Berger, che è, insomma, è un'icona di Visconti, insomma un attore famosissimo, che partecipa al film nella parte del diavolo. E quindi il patto con il diavolo, perché le streghe, insomma, per l'iconografia dice che le streghe siano tutte, come dire, sottomesse al diavolo. In realtà succede qualcosa di molto, ma molto, come dire, moderno. Succede che la strega riesce a vincere il diavolo, insomma, in qualche modo. Sì, la strega, insomma, riesce a tagliare la testa al diavolo, insomma, quindi a far perdere la testa al diavolo. Quindi, facendogli credere di aver perso la testa per lei, lui va proprio... Quindi riesce a fargliela, è proprio vero che una donna, le donne ne sanno una più del diavolo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E quindi anche lei si innamora della persona che era poi prozia di questo cardinale, e che quindi vuol dire che l'amore supera ogni ostacolo, effettivamente. Che... anche un ostacolo non da poco, insomma, quindi ci insegna parecchie cose anche sul femminismo e sull'essere asserviti al diavolo in qualche modo. Quindi possiamo vedere una figura del diavolo, tante altre prospettive. Grazie mille. Grazie a te. Stop. Come mai hai fatto così tardi? In centro c'era un traffico della Madonna.